Beh, l'anorgasmia completa è una patologia seria di trasmissione dell'impulso nervoso, cioè nel senso che siccome l'orgasmo, cioè la contrazione del pavimento pelvico e dell'uretra posteriore che provoca l'eiaculazione, è un fatto, diciamo, elettrico-nervoso, cioè nel senso arrivano degli stimoli dopo, al termine dell'erezione, quando la eccitazione sessuale è al massimo, che provoca l'espulsione, diciamo, modello camera di scoppio, perché il seme si accumula nella uretra posteriore e alla fine dei dotti eiaculatori, e vi è questa sorta di espulsione perché tutti gli altri sfinteri sono chiusi ed è aperto solo quello anteriore. Se c'è anorgasmia, potrebbe esserci una lesione importante del sistema nervoso. L'anorgasmia è tipica dei soggetti che hanno avuto una prostatectomia, per esempio, che hanno avuto un intervento. Oppure può esserci una aneiaculazione, cioè c'è l'orgasmo, ma non esce il liquido seminale, e questo talvolta è causato dal fatto che il liquido seminale prende la strada sbagliata, cioè va in su e va verso la vescica, e quindi lì possono esserci dei farmaci che ci aiutano. O possono esserci invece anche fattori psicologici molto importanti, qui la psicologia, la psichiatria ci aiutano con dei farmaci perché può essere anche una sorta di rigetto nei confronti dell'orgasmo o dell'eiaculazione.